Ben ritrovati qui sulle Fonti TV. Un saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che ringrazio in quanto siete sempre più numerosi a seguirci con costanza e assiduità questo ormai periodico appuntamento con la rassegna dell'omonima rivista Legal, il mensile del mercato legale, che potete trovare ogni mese in edicola nel tradizionale formato cartaceo e online nel formato digitale. Come di consueto andiamo a guardare insieme la copertina del mese di marzo per poi procedere con una veloce rassegna di quelli che sono gli articoli contenuti nel mensile Legal e approfondire il contenuto di quelli più salienti. Iniziamo a guardare, a dare uno sguardo insieme, come già detto, alla copertina del mese di marzo del numero di Legal. Una copertina doppia, dedicata a due protagonisti. Abbiamo da un lato Antonella Massari di IPB e Andrea Novarese di LATAM. Ebbene, a soffermarci un attimo sulla copertina, in quanto una delle novità del 2019 della rivista Legal è proprio la copertina doppia. Questo è il primo numero con una copertina doppia, ovvero con due protagonisti presenti sulla copertina, dove poi all'interno troverete l'intervista che è stata realizzata proprio da noi, dalla redazione Legal, a questi due importanti protagonisti che ci parlano appunto delle banche, e quindi andiamo a vedere un attimo cosa ci dicono. Iniziamo leggendo il titolo: Banche, la partita decisiva. Antonella Massari e Andrea Novarese di LATAM affrontano a confronto sulle prossime sfide del sistema creditizio. Procediamo come di consueto oltre. All'interno troviamo il sommario con le varie sezioni. Abbiamo la sezione protagonisti, attualità, giustizia e professioni, fisco, finanza, imprese e lavoro, innovazione e marketing, e infine, come già saprete, la rivista si conclude con la sezione professione avvocato. Procediamo con la prima sezione. Nella prima sezione protagonisti troviamo la doppia intervista, come vi avevo anticipato in apertura, a cui è stata dedicata proprio la copertina. Iniziamo leggendo insieme il titolo: L'ultima sfida per le banche. Banche e professionisti decisivi per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Da un lato, l'istituto di credito deve essere in grado di accompagnare l'imprenditore all'estero, seguendo tutti i passaggi dell'investimento e supportando nella compensazione e gestione dei rischi relativi al mercato e al settore di riferimento. Dall'altro, i professionisti devono fare network per assistere il cliente a 360 gradi nei suoi investimenti. In questa intervista doppia, Le Fonti Legal ha messo a confronto due professionalità cruciali, centrali in questo processo: l'avvocato e il private banker, con Andrea Novarese, partner di LATAM, esperto di banking and finance, e Antonella Massari, presidente dell'Associazione Italiana Private Banker. Passiamo poi, naturalmente, all'interno troverete tutta l'intervista che è stata realizzata da parte della redazione Legal con i nostri protagonisti. Ovviamente questa è una peculiarità della rivista Legal, una delle tante novità che si stanno implementando nella rivista Legal, ma ne parleremo meglio nella prossima puntata, dove avremo come nostro ospite studio il nuovo vice direttore della rivista Legal, Gabriele Ventura, il quale ci parlerà proprio di questa novità, di questa copertina doppia e di quelle prossime che riguarderanno proprio la rivista Legal. Naturalmente all'interno, come già vi ho detto, troverete la corposa intervista sul settore banking, in particolar modo sul private banker. Andiamo oltre, passiamo alla sezione attualità. Nella sezione attualità invece troviamo, come di consueto, la classifica. In questo caso, nel mese di marzo, la classifica riguarda il mercato M&A. Leggiamo il titolo e l'occhiello: M&A, operazione in stand-by. Dopo un 2018 a doppia velocità per le fusioni e le acquisizioni, il 2019 si gioca sul filo dell'incertezza, in attesa dell'esito delle prossime partite a livello internazionale, in cima al ranking di Le Fonti Legal, Bonelli e Rete, Gianni Origoni e Chiomenti.
Anche in questo caso è bene ricordare che all'interno di questa sezione, la sezione attualità, troverete la classifica di quelli che sono stati gli studi legali più attivi nel settore dell'M&A, tenendo conto delle operazioni che sono state dichiarate da parte degli stessi studi nel periodo di tempo considerato. In questo caso il periodo di tempo che è stato considerato da parte della nostra redazione Liga è il 2018. Ripetiamo naturalmente quali sono i criteri che la redazione Legal e l'osservatorio Centro Studi di Le Fonti prende in considerazione nel stilare la relativa classifica, che in questo caso riguarda, come già detto, gli studi legali più attivi dell'M&A nel 2018. I criteri sono il numero delle operazioni che sono state concluse da parte degli studi legali, il controvalore di ogni singola operazione, la tipologia, il cliente, il team, ovvero il numero di professionisti coinvolti e infine le tecniche legali utilizzate. Sulla base naturalmente di questi criteri poi viene stilata quella che è la classifica del legal, in questo caso del mercato M&A. Troverete poi all'interno naturalmente la classifica dell'M&A divisa in fasce. Abbiamo la prima fascia degli studi legali appunto più attivi nell'ambito dell'M&A, poi la seconda fascia e infine una terza fascia. In seguito, sempre naturalmente all'interno della rivista, troverete poi le principali operazioni elencate, quelle che sono le più importanti, le più salienti operazioni di straordinari del 2018. Procediamo oltre, abbiamo la sezione giustizia e professioni dove si parla appunto di evasione fiscale. Leggiamo insieme il titolo: evasione fiscale, controlli rafforzati. Aumenta il coordinamento incrociato tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, che ha portato nelle casse dello Stato oltre 20 miliardi nel 2018. Intanto l'Europa detta nuove regole per la tutela penale degli interessi finanziari. Procediamo oltre, abbiamo la sezione fisco dove troviamo un articolo dedicato dal Patent Box, leggiamo il titolo: fuori i marchi ma restano le opportunità. Successivamente nella sezione successiva invece troviamo finanza, uno degli articoli più salienti di questa sezione riguarda sempre il banking imprese a caccia di finanziamenti alternativi. Procedendo oltre, infine, abbiamo l'ultima sezione, quella di chiusura della rivista Legal, la sezione professione avvocato. In questo caso Gabriele Ventura, come già vi ho anticipato nelle puntate precedenti, effettua un'intervista finalizzata proprio a realizzare un vero e proprio ritratto del professionista in questione. In questo caso si parla di Pier Filippo Capello. Andiamo a leggere il titolo: intervista nel diritto dello sport vince il gioco di squadra. Pier Filippo Capello racconta la sua carriera iniziata nello studio Guardamagna, da ultimo il passaggio di Osborne Clark, dove è possibile sfruttare le potenzialità di lavorare in team multidisciplinari, alla base gli insegnamenti del padre Fabio. Lo stesso ai nostri microfoni infine afferma: devo essere affiancato da specialisti eccellenti in ogni singola area per far fare a loro tutto ciò che esula dalla mia competenza. Questo è un estratto naturalmente di quella che è stata un'importante e interessante intervista realizzata proprio a Pier Filippo Capello. Ovviamente noi lo ringraziamo e ringraziamo altrettanto tutti voi che ci seguite costantemente e ovviamente vi lascio con la programmazione qui sulle Fonti TV. Restate qui con noi.